Allora, intanto grazie a tutti per essere con noi questa serata che è dedicata a chiudere tre giorni di lavori internazionali su un tema che però ci interessa a tutti, interessa in Trentino, è un punto di investimento che noi che siamo in Fondazione Kessler stiamo facendo insieme al governo provinciale, all'azienda, ma soprattutto è qualcosa che sta volando nel mondo. Quindi il tema dell'intelligenza artificiale è interessante, coinvolge facilmente, abbiamo tutti la sensazione che stia succedendo qualcosa e la sensazione che è giusta. Quindi siamo trovati tre giorni con esperti di tre continenti diversi a parlare di qualcosa che è veramente veloce, che coinvolgerà sicuramente il futuro dei ragazzi e di chi iniziano nuove professioni, che sono professioni che non sono più separati da steccati, ma hanno bisogno di essere ricche di competenze sia di ambito che della capacità di, non so se far funzionare i computer, insomma, interagire con delle macchine che ci servono a fare dei task in un modo migliore, in un modo più veloce, in un modo più ricco di prima. Poi ci sono un sacco di problemi che abbiamo in mente, che stanno, tipo saremo sostituiti da queste macchine, perderemo delle capacità fondamentali della nostra caratteristica dell'intelligenza umana, oppure potremmo anche farci domande diverse: se non lo facciamo noi, lo faranno i cinesi tre anni prima e poi dovremo comprare da loro, compreremo i telefoni con dentro l'intelligenza artificiale e non sapremo cosa fanno veramente. Qui c'è un sacco di cose che ci toccano. Niente ci può toccare più da vicino della medicina, della salute, che è una delle principali cause, spese di un qualunque paese, di qualunque organizzazione, ed è una cosa importante, dalla nascita. La qualità della medicina è quella che fa la differenza in tutte le, insomma, nella storia dell'umanità. Quindi questo qua l'ho fatto un po' lunga, però ci sono stati dei momenti in cui abbiamo incrociato delle persone molto interessanti, abbiamo avuto delle storie nuove e abbiamo pensato di trovarci qua assieme e raccontare alcune delle storie più nuove che abbiamo sentito e darvi un'idea di quello che abbiamo capito noi e come vogliamo organizzare i prossimi anni di ricerca, che potrebbero anche coinvolgere qualcuno dei presenti. E allora abbiamo, partendo semplicemente da questo angolo, abbiamo uno dei primi medici che in Italia ha cominciato a interessarsi, avresti detto informatica forse decenni fa, no? Quindi lui credo che sia stato il primo medico con un hashtag, dottor Tiera, ma lo usi ancora? Sì, assolutamente sì. Ecco, quindi prima venendo dall'Istituto Superiore di Sanità e poi come responsabile dell'innovazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, che è un ospedale che insomma, è uno dei più grandi ospedali pediatrici del mondo, no? D'Europa, dai. Almeno però d'Europa è molto grande e all'interno questa visione di ricerca e contemporaneamente questa antichità, insomma. Quando Alberto entra il posto di lavoro cambia stato perché non è stato praticato. Non ho il passaporto, ma succede esattamente. Credo che sia pagato anche. Comunque, insomma, è questa è una prima storia e qui Alberto ha un sacco di idee e credo che abbia un libro in uscita tra poco in cui vedremo il suo punto di aggiornamento. Invece Fausto Militari è un italiano che non sta più in Italia da un po' di tempo, no? Da quanto tempo sei fuori? Quasi dieci anni, ha un cognome bolzanino, Militari, che vuol dire un cognome da ricchi però, no? Giusto? I miei avi sono stati molto efficienti a spendere tutto, probabilmente, quindi c'è una battuta. E Fausto non è un medico, tu sei? Io sono computer scientist. Quindi ho fatto ingegneria informatica, adesso lavoro in una delle compagnie più grandi che si occupano di hardware e che fanno super computer. Voi tutti, anche i più giovani, conoscono questa compagnia molto bene, quindi ne parleremo fra poco, però non la conoscete per il motivo dell'intelligenza artificiale in medicina probabilmente. Sì, infatti più anni fa avevamo detto voglio la scheda grafica più grande, no? Giusto? E adesso anche noi lo diciamo per ricerca.
E allora Fausto ci racconta di appunto di cosa sta facendo in, prima negli Stati Uniti e poi adesso di nuovo ritorno in Europa, poi speriamo di collaborare assieme. Comunque lui ha raccontato delle cose nuove, ma sono identiche a dei progetti che vorremmo fare in Trentino, usando, ha parlato di ecografia per esempio, alta risoluzione. E con noi, anche se non è in lista, insomma, ci dà un grosso contributo un medico trentino che è responsabile della cronicità, quindi ha diciamo, una visione forse di quelle che sono le trentine di salute, che parlo bene intorno, no? E ci porta il contributo del piano, perché c'è una specie di grande piano, no, dell'azienda. Sì, in qualche modo rappresento l'istituzione, no? Questa nostra azienda che cui tutti quanti abbiamo bisogno, però perché se i nostri nonni, le nostre zie, anche noi giovani abbiamo bisogno, vogliamo una cosa solida, stabile, che c'è da ieri, che c'è oggi, che c'è domani. Allora il tema è come facciamo a cucire la quotidianità, la solidità, la storia con la ricerca e l'innovazione, una cosa che sta lontana, quindi stiamo riflettendo insieme su queste cose. Qui c'è un tema di urgenza, c'è un tema di fare le cose anche in maniera efficiente, no? Ed anche il tema di essere curiosi di quello che sta succedendo. Io farei partire ad Alberto che ha una presentazione che si chiama l'incontro tra i medici, però noi non promettiamo di non usare gli slide, insomma li usiamo solo come base. Ma sì, no, assolutamente, giusto per avere una chiacchierata. Quindi tu fai da Valletto. No, forse per un secondo mi ricordo dove ho messo il puntatore, però intanto puoi dire la prossima come una volta. Va bene. Beh, intanto buonasera, mi fa sempre piacere venire qui perché questo è un posto dove c'è un sacco di effervescenza che qualche volta mi manca, devo dire, soprattutto perché i giovani non sono così interessati come voi ad alcuni ambienti, ad alcune discipline che invece meritano estrema attenzione. Che ci fa un medico come me qui? A parte il fatto che, come vi ha detto Cesare, io sono abbastanza dedicato all'esplorazione di nuove cose, un po' perché l'unità si chiama così, innovazione, un po' perché mi diverte, ma perché la scoperta di nuove cose si traduce in soluzioni per i pazienti. È proprio questo il punto, grazie, è proprio questo il punto su cui noi battiamo sempre. Noi vogliamo trovare soluzioni, perché la conferenza sulla riproducibilità dell'intelligenza artificiale ci interessa, perché noi vorremmo che queste cose passino da molta teoria a molta pratica. Se non che i medici sono una specie stranissima, perché sono una specie estremamente conservatrice e sono abituati a fare dei ragionamenti un po' strani. Se voi avete una vaga idea di come ragiona il medico, sapete che il medico impara sui libri che chi fuma c'è il tumore del polmone, poi con l'intelligenza artificiale scopre che ci sono altre 40 variabili che probabilmente condizionano la suscettibilità. Quindi cambia completamente la prospettiva di interpretazione fenomeni clinici, perché una volta noi facevamo delle ipotesi, che erano ipotesi ispirate dall'osservazione oppure dal medico astuto che individuava un problema e provavamo a confermarle con uno studio clinico. Adesso invece succede tutta un'altra cosa, sono i dati che ci suggeriscono delle ipotesi e i dati imparano, quindi non solo ci dicono quello che è già successo, ma possono continuare a dirci quello che succederà, che è un capovolgimento di fronte che per la logica del medico è complicato. Mettete in questa miscela anche un altro fattore che noi consideriamo poco. Noi siamo umani e quindi tendiamo a fare le cose semplici. Non c'è nulla di più complicato che corpo umano, e un corpo umano malato è una cosa talmente complessa che per tentare di capirci qualche cosa bisogna considerare tecnologie come l'intelligenza artificiale. La semplificazione che noi tendiamo a fare non sarà mai soddisfacente. Noi non siamo mai infallibili quando facciamo una diagnosi, abbiamo sempre un margine di errore, e invece vorremmo ridurre il più possibile il margine di errore perché i pazienti stiano bene. Bene, detto questo, poi il medico dice ok, vediamo un po' che cosa possiamo combinare, e la prima cosa a cui si trova a rispondere è: devo nutrire questi sistemi che sono sistemi di intelligenza artificiale con dei dati. Allora, la cosa clamorosa è che noi siamo seduti su vere miniere d'oro, che sono gli ospedali, le agenzie sanitarie, che continuamente trattano dati che purtroppo non vengono utilizzati per quello che noi vorremmo. Questi dati nella maggior parte dei casi sono dati utilizzati per questioni amministrative,
quindi poco hanno a che fare con l'uso che ne vorremmo fare noi. Ci sono dispositivi che generano dati che rimangono dentro la scatola del dispositivo e non vengono neanche utilizzati. Ci sono cartelle cliniche che rimangono dentro la cartella clinica e non vengono mai collegati ad altre basi di dati, e così via, perché nessuno ce l'ha mai insegnato. Quindi c'è un primo problema che sta nel fatto che l'architettura che sottostà all'intelligenza artificiale, quindi l'architettura dei dati dei sistemi sanitari, è un punto debole su cui sicuramente c'è da lavorare. Paradossalmente, anzi, è più facile analizzarli i dati che metterli in ordine, e qui dobbiamo un po' pareggiare i conti. L'altra faccenda è che poi il medico comincia a ragionare e comincia a vedere che le cose cambiano. Tre giorni fa esce questo articolo su una rivista blasonata, che è New England Journal of Medicine, che spiega che cos'è il machine learning, a che cosa serve in medicina. Io sono sicuro che se Cesare guarda questo grafico, qualcuno che si occupa di data science si mette a ridere, perché naturalmente questo è machine learning spiegato ai bambini. Ci sono degli elementi di base che però il medico non ha. Semplicemente nella formazione del medico gli elementi che riguardano la scienza dei dati non sono previsti. Quindi una delle riflessioni che noi cominciamo a fare è dobbiamo cambiare il percorso di formazione del medico, perché il medico del futuro avrà altre competenze e questa è sicuramente una di quelle. Il processo è lento, ci vorrà del tempo, ma non c'è dubbio che chi si trova al confine tra diverse discipline, e questo a voi giovani capita frequentemente, un po' mi interesso di medicina, però vedo anche data science e così via, ha un vantaggio sicuro, di questo sono certo. Uno dei sogni che noi inseguiamo è quello di mettere insieme una serie di cose che normalmente sono del tutto scollegate. Questa è una figura famosa, viene ripresa spesso in molte conferenze, perché dice di come i dati siano divisi in layer, in strati, che normalmente tra di loro non sono integrati. Quindi la genetica, la genomica sta da una parte, la parte della proteomica, che sono le proteine prodotte dai geni, sta da un'altra parte, la trascrittomica, che è il codice che provvede alla trascrizione, sta ancora da un'altra parte, il microbioma e così via. Noi ne potremmo aggiungere ancora altri di strati a questa figura, ma l'uomo è uno, il malato è uno, quindi se noi non abbiamo la possibilità di infilare tutte queste cose insieme, difficilmente arriveremo a decifrare la complessità di cui vi parlavo prima, che vi garantisco ci mette ancora oggi in difficoltà, e alcuni medici allargano le braccia e dicono non lo so, perché alcune risposte non le abbiamo ancora. Ci sono alcuni casi, brevemente ve li illustro così avete qualche caso pratico su cui riflettere. Uno sicuramente riguarda la cardiologia. Voi sapete che nel corso del tempo sono comparsi sul mercato degli oggetti che non solo rilevano la frequenza cardiaca, ma fanno un vero e proprio elettrocardiogramma. E questi dispositivi sono niente male, perché nel tempo si sono evoluti. Oggi se voi comprate Apple Watch non solo avete un elettrocardiogramma al polso, ma avete anche un algoritmo che sulla base dell'intelligenza artificiale vi dice se avete un'aritmia, che non è mica una cosetta da nulla, perché una delle cose che può capitare è che il paziente ha un'aritmia temporanea, ma nel momento in cui ha i sintomi non c'ha l'elettrocardiogramma e non fa in tempo ad andare al pronto soccorso. Se ha un sistema del genere, non solo fa la diagnosi, ma automaticamente innesca la terapia corretta. Caso vero, un amico l'anno scorso aveva esattamente questo problema e non sapeva come fare perché non riusciva a trovare la terapia giusta. Mi ha telefonato e gli ha detto comprati uno di questi aggeggi per favore, così al momento in cui hai i sintomi registri una traccia e la fai vedere al cardiologo. Felicissimo, perché dopo un mese ha cambiato terapia e la sua aritmia è stata curata. Un altro campo fortissimo, ma ve ne parleranno voi gli altri sicuramente, sono le immagini. Abbiamo detto che i sistemi di intelligenza artificiale imparano. Voi lo sapete che se voi insegnate a un piccione a leggere le radiografie, il piccione è bravissimo a individuare le polmoniti, i noduli tumorali, basta dargli da mangiare. Non è male, eh? Che ci facciamo con l'intelligenza artificiale? Ci abbiamo già i piccioni? Questa potrebbe essere una domanda. La verità è che il piccione prima di tutto consuma da mangiare,
magari sporca, insomma, c'ha questo tipo di piccoli problemi. Ma al sistema di intelligenza artificiale si può insegnare molto di più, e non solo a riconoscere dei pattern, ma anche a decifrarli, come abbiamo detto prima, e ridurli a qualche cosa che somiglia a quello che c'è davvero dentro il corpo umano, perché ricordatevi che l'immagine radiologica, un'immagine bidimensionale dove ci sono dei contrasti, noi sempre di più ci avviciniamo a immagini che rappresentano in tutto e per tutto quello che c'è davvero dentro il corpo, perfino a livello cellulare, e questo magari senza mettere un ago oppure usare un bisturi, niente del genere. Questo è un campo formidabile. Un altro campo dove si lavora moltissimo è quello della nutrizione, perché voi sapete benissimo che nella nutrizione c'è molto business, sicuramente. Molti hanno affrontato con sofferenza diete tremende, magari senza successo. Questo succede perché le diete che funzionano sono quelle in cui non si mangia niente, però si comincia a capire che non tutte le diete vanno bene per tutti, perché non c'è solo la componente calorica, ma c'è tutta un'altra serie di componenti, tra cui una veramente importante sono i batteri che albergano nel nostro intestino. 1,5 chili di bestie che fanno una differenza totale. Quindi ci sono delle situazioni in cui una persona mangia alcuni alimenti e ha dei picchi di glicemia, come se anticipasse il diabete, e altri che con lo stesso alimento invece manco per niente, solo perché hanno una popolazione di batteri che albergano l'intestino particolare. Questo apre un altro scenario clamoroso, che è quello di non solo modulare la nutrizione, ma farne anche un argomento di terapia. Cioè, se noi riusciamo a capire qual è la relazione tra la nutrizione e il nostro microbioma, ne vedremo le belle. E la complessità sta nel fatto che il microbioma è fatto da una quantità di specie diverse che non possiamo amministrare con i metodi tradizionali o con la carta e la matita. Quindi solo con l'intelligenza artificiale possiamo predire quello che succede. L'altro campo dove c'è tantissimo da fare è la predizione degli eventi gravi. Vi dicevo prima, noi abbiamo tantissimi dispositivi, questa è una terapia intensiva. Se voi avete un paziente grave, il paziente è attaccato almeno a 5 dispositivi diversi che monitorano parametri diversi. Beh, nella maggior parte dei casi questi dispositivi non sono neanche connessi a un sistema che raccoglie i dati, e quindi ci si sta sforzando di metterli insieme per dire con largo anticipo quando il paziente starà male davvero. Un reparto ospedaliero inglese ha addirittura arruolato un team che si occupa di integrazione di dati per la Formula 1, che nella Formula 1 si cerca, nello sport si cerca di fare queste cose, perfino nel calcio, cioè applicare l'intelligenza artificiale per fare meglio è uno dei temi grandi. Quello che noi adesso proviamo a fare è mettere insieme tutti questi dati per predire quando il paziente avrà bisogno di una cura di emergenza e farla prima. Un altro dei campi particolari è quello dell'analisi dei processi. Se dai un tap, questo è un piccolo video. Questa è una ripresa fatta con una Depcam, che è come la camera di un Kinect praticamente. Voi vedete una silhouette di una persona che si lava le mani, ok? E non si riconosce, fondamentale, perché questo preserva la privacy. Noi adesso proviamo a fare un esperimento con l'Università di Stanford, per merito di Cesare che ci ha segnalato questo link, e proviamo a vedere se questo sistema è utile a monitorare il lavaggio delle mani. Voi dite, beh, che serve? Fondamentale. Sappiate che il lavaggio delle mani è una delle pratiche, probabilmente la più efficace a parità di costo, nella prevenzione delle infezioni durante il ricovero del paziente. Tant'è che per il monitoraggio c'è una persona che sta lì come un salame e guarda il medico che si lava le mani avanti e indietro, che naturalmente bara qualche volta. Se voi avete un sistema di questo genere, potete riconoscere invece l'intero processo, avete dati. Ma provate a immaginare di applicare lo stesso sistema a quello che succede in sala operatoria. Pensate agli errori, alla standardizzazione delle procedure. Questo è un campo immenso che è ancora totalmente inesplorato. E poi un'altra cosa con cui finisco. Sapete che cos'è questo oggetto? Questo è un defibrillatore. Vi auguro di non usarlo mai, ma dovreste imparare, perché è una cosa che potrebbe servire. Il defibrillatore è un aggeggio che in caso di emergenza, in caso di arresto cardiaco, si collega a un paziente
e rileva una traccia elettrocardiografica e da solo la interpreta e vi suggerisce se è il caso di fare una defibrillazione con una scarica. E 2 anni fa io vado negli Stati Uniti a una delle mie prime conferenze di intelligenza artificiale in medicina, torno gasatissimo, penso che devo cambiare mestiere, perché una volta che uno ascolta una cosa del genere ha questa impressione. Salgo sul volo di ritorno, a metà volo una hostess fa un annuncio che i medici non vorrebbero mai sentire: c'è un medico a bordo, per favore si rechi nella parte anteriore della cabina. Il medico a bordo sono io, salgo e vado a vedere che cosa succede. Io sono obbligato perché sono un medico e il giuramento di Ippocrate, insomma, non si può nascondere. Non solo, noi facciamo anche degli addestramenti periodici su questo, quindi si fa più per quello che succede fuori dall'ospedale che per quello che succede in ospedale. Paziente incosciente, senza segni vitali, quindi da rianimare. Quindi prendo la hostess, chiamo l'equipaggio, portiamolo a terra da una parte e facciamo tutte le manovre di rianimazione. Il paziente non ha segni vitali, quindi deve essere defibrillato, tiriamo fuori il defibrillatore e eseguiamo tutte le manovre. Eravamo in 6, perché con me altre 5 persone dell'equipaggio, gli equipaggi degli aerei sono perfettamente addestrati per fare questo, mi aiutano a fare tutte le manovre, inclusa la defibrillazione, e il dispositivo scarica per 3 volte. Il paziente muore, non ce la fa. Quindi in mezzo all'oceano, con il pilota che ogni tanto veniva a noi e diceva: ma che facciamo, dobbiamo atterrare prima di 3 ore, io non riesco ad arrivare da nessuna parte, e noi che cercavamo di rianimare il paziente finché non c'è più niente da fare. E a chi tocca poi parlare con i familiari, perché questo era un signore che tornava in Italia per passare le feste di Natale, tocca al medico, quindi parla con i familiari di questo povero signore, spiega che cosa è successo e cerca di stabilire un rapporto umano, insomma, per far capire loro che cosa è successo, ma anche per dare un po' di sostegno, perché questa è una cosa che è impagabile. Questo episodio mi ha colpito particolarmente perché è capitato proprio dopo un evento che era sull'intelligenza artificiale e ha comportato l'uso di un dispositivo che non sarebbe servito a niente senza la cooperazione di un gruppo addestrato come l'equipaggio e me. Sarebbe servito a un tubo, quindi la ragione umana evidentemente serve ancora a qualcosa, ma soprattutto la macchina e gli algoritmi mi sembra che difficilmente potranno rimpiazzare quello che il medico può fare con il paziente e raccontargli qualche cosa che serve per il sostegno emotivo in una situazione come questa. Ecco, questa era la prima anticipazione, poi ce ne abbiamo altre. Grazie. Contare storie, che poi questa storia qui in realtà uno potrebbe anche immaginarsi il defibrillatore, no? Che fa fuori tutto da solo, che, o aiuta le persone con meno capacità, no? Eppure no. Eppure. Anzi, cioè, si comincia a pensare a dispositivi che vengono automaticamente trasportati, teletrasportati con un drone, per esempio, che può capitare in caso di emergenza di non avere a disposizione il defibrillatore, e ora che lo trovate, insomma, questa può essere una soluzione. E ci sono livelli diversi di automazione che si cominciano a immaginare. Ce ne sono di altre storie, ma ve le racconto dopo. Io provo a posizionare, a fare un po' di percorso su questa, in questa direzione. Allora, quando parliamo di macchine che apprendono, no? Improvvisamente diciamo: no, come fanno a apprendere? È una caratteristica umana. In realtà, costruire funzioni che dipendono dall'ambiente di reazione, di risposta, di ottimizzazione della propria sopravvivenza è una proprietà di organismi elementari, quindi proprio le cellule più elementari sanno spostarsi in una direzione, sanno riconoscere risorse e pericoli, e quindi il concetto generalmente è quello che tu prendi le esperienze, le metti da qualche parte, no? Le sintetizzi, magari proprio in un processo chimico, in un processo che è tal meccanico. Però quello che succede è, in realtà, e quello che ci interessa è che sono attività che sono composte da tanti moduli. Alcune cose hanno a che fare con la vista, con la capacità di identificare oggetti, di mettere assieme le loro funzioni, la loro fisica. E quindi, in ogni caso, in tutta questa storia,
e anche nella, penso nella presentazione di Fausto che vedremo tra un attimo, c'è questa idea di si parte dai dati, quindi questo è il momento di cambiamento, cioè vediamo e associamo esempi, la mamma che indica al bambino, che diciamo, insegna sia la capacità di osservare, indicare, che comincia ad accostare nomi e generalizzare, oppure il papà che sostiene il bambino, che magari può anche cascare, no? Se casca poi avrà un feedback ancora più potente, però comunque sicuramente misura il suo spostamento da un equilibrio e poi piano piano raggiunge. Quindi questa capacità di avere delle azioni e poi prendere decisioni che si basano sui nostri errori. Questa è un po' la chiave di queste macchine, sono un po' di matematica, ma dentro hanno questa capacità di usare gli esempi e saper integrare. Quindi, e l'altra cosa è che nella realtà, come nella pratica di un medico, si tratta di un processo continuo, no? Quindi un giovane medico che vede poche cose, poi ne vede sempre di più, poi magari si dimentica quello che ha visto all'inizio, si ricorda solo diventa uno specialista di un settore, poi torna a essere generalista, no? Queste sono le decisioni che chi costruisce queste macchine deve cominciare a completare. E la cosa interessante è che noi siamo costruiti anche noi per elaborare informazioni molto complicate. Su questo possiamo poi una situazione un po' estrema, no? Questa idea delle cose che servono, no, perché noi ci pensiamo all'idea della predizione a lungo termine, un foglio Excel che improvvisamente si colora, no, ma noi ci interessano le soluzioni, infatti per questo in cui tu devi reagire immediatamente, tu devi prepararti al prossimo momento. In questo momento, no, le automobili che ci porteranno a casa nel commuting, risolvendo il problema di dover essere sempre attenti, insomma, anche per quelli che ci permettono un sacco di tempo, sono interessanti per questo. Quindi è il momento di decidere, è il momento in cui stai facendo qualcosa che è complicata e la puoi fare tenendo conto di più cose. E la cosa interessante è che il fatto che i dati della nostra vita siano diventati digitali, no? Anche se sembrano analogici, sono tutti digitali, ha 60 anni, quindi c'è qualcosa che è cambiato molto, però noi siamo proprio capaci. Quindi ci possiamo immaginare un ambiente in cui, insomma, come questi che tentano in maniera demente di attraversare questo casino, no? Ci possiamo immaginare di poter tutto sommato sopravvivere un ambiente con molti stimoli, probabilmente dopo ci vuole un po' di calma dopo il weekend. E quindi quando parliamo di intelligenza artificiale, ci sono un sacco di sfide, questa idea di avere macchine che, insomma, almeno in parte imparano da quello che vedono, non sono esplicitamente programmate, prevalentemente tu gli dai una struttura, no? E dici devi guardare immagini, ecco, però dalle immagini capiranno loro quelle che sono le parti importanti. Questi, soprattutto per quello che riguarda la radiologia, la capacità di trovare elementi e poi di caratterizzarli, questa è una delle cose più interessanti che si possono fare. Alcune cose abbiamo iniziato a fare in neurologia pediatrica insieme col bambino Gesù, in un caso molto complicato, ne faremo anche altre, e questo è un po' il tema di questi giorni. Quindi l'idea di concentrare l'attenzione su cosa si può fare quando arrivano tanti dati e si vuole fare medicina predittiva. E non vi racconto quasi niente di quello che succede, voglio dire, sono due anni che il mondo è un po' cambiato. C'è questo, la prevenzione del melanoma, tra l'altro la provincia di Trento è uno dei posti dove si fa meglio al mondo, cioè, c'è una scuola di riferimento, di supervisione, poi parlo anche per esperienze personali, insomma quindi vai da super esperti, persone che vedono una cosa tipica, ci sono quelli che sono come leopardi, hanno mille macchie, poi c'è quella che devi contenere sotto controllo, e come in questa figura ha delle caratteristiche che il medico ha abbastanza imparato dagli altri, no? E della sua esperienza, cioè di avere una colorazione irregolare, un bordo particolarmente irregolare, soprattutto di crescere rapidamente, quindi anche la vedo prima e poi si muove. La cosa interessante è che due anni fa c'è questo articolo di Stanford e questo lavoro ha insegnato, in questo lavoro si è dimostrato, addestrando dapprima su immagini normali, cioè tratte da internet, tratte dalla vita di tutti i giorni, poi specializzate e poi confrontate con le etichette degli specialisti, non ha imparato a dire buono, cattivo, bianco, nero, ha imparato a riconoscere qualunque lesione della pelle. Cioè, questa è la cosa interessante, e più a volte è un po' un paradosso, no? Mi metto in una situazione più completa, vedo tutti i lati della situazione e adesso appunto aumento la capacità di decidere. E questo è un lavoro che ha fatto saltare tutti, perché è la prima volta per cui
se ti confrontavi con dei dermatologi poco esperti o dei medici di base, la macchina funziona meglio, quindi funziona quasi meglio, quasi quanto il panel di esperti migliore, su migliori dati al mondo, con un sacco di attenzione, ecco. E poi riesce anche a dare delle stime percentuali. Ma non è che questo salva la vita della gente con melanoma, questo vuol dire, e tra l'altro hanno anche imparato a degradare un po' la qualità dell'immagine, quindi avere delle immagini fatte con l'apparato principale, ma anche con la macchina fotografica. E si dimostra, e Fausto ne parlerà tra poco, che ci sono delle tecniche di transfer learning per cui riusciamo a spostarci da una situazione di risorse molto costose o molto precise, più facilitate, in altre più complicate. Ecco, questo è un mondo che sta volando, questa è una raccolta di articoli che nasce da un congresso di poco più di un anno fa, che è stato in California, a cui abbiamo partecipato anche noi della Fondazione Chiesa, c'è un collega che Valerio che era con me, è stato veramente incredibile, e tra l'altro c'è anche un nostro articolo su questa collezione. Comunque quello che volevo dirvi è che si inizia a pensare di fare strumenti per i chirurghi, cioè si immagina di poter dare una informazione in tempo reale a un chirurgo per prendere una decisione, quindi non solo la diagnostica. Poi se riuscite a leggere, non lo so, ci sono un sacco di dubbi, no? Ci sono un sacco di cose che sono successe, per questo è il titolo di questa presentazione di oggi, cioè ci sono un po' di falsi miti, cioè, non è che il medico va via e arriva la macchina e siamo a posto, anche se il 1° aprile è uscito questo annuncio di un ospedale americano dove tutti i radiologi sono stati sostituiti da macchine dal 2020. Era il 1° aprile, però sono un sacco di gente che fino a luna si è arrabbiata moltissimo. Sapete che nel mondo anglosassone c'è la regola che se fai un 1° aprile fatto veramente bene, poi da luna in poi lo devi dire. E quindi col frastorio di Fusora è successo di tutto. Ecco. E comunque la storia è che ci sono tantissime cose che si possono fare, anche soprattutto per esempio chiedendosi se in un reparto, in malattie acute per esempio, quali sono le chance in cui per poter intervenire. Ecco, questa, i termini, i rischi a lungo termine, moltissimo lavoro è stato fatto per esempio sul fondo della retina, dove hanno cominciato a caratterizzare il glaucoma. E poi si comincia a trovare delle associazioni, quindi tutto quello che è la struttura dei vasi della retina poi comincia a essere liberatrice di altre patologie. Quindi questo è stato il tema del nostro congresso, che si è svolto, come immaginate, al Centro Congressi a pochi metri da qua. Le abbiamo viste cose molto interessanti, per ora abbiamo parlato anche di metodi per accelerare la ricerca in agricoltura, abbiamo parlato di farmaci, abbiamo parlato di una cosa incredibile, una storia che andrà sui giornali dopodomani con una copertina di Science, però non siamo il nostro amico ci ha chiesto di non fare la foto, ma mi sto tenendo le mani. E comunque, se avete sentito la storia dei due gemelli, degli astronauti gemelli, sulla stazione spaziale è rimasto in volo per quasi un anno un astronauta che tra l'altro tra poco probabilmente diventerà un senatore, quindi un possibile politico americano, speriamo che sia illuminato. E il fratello è rimasto a terra, erano proprio gemelli monozigoti, e erano tutti e due tra l'altro due astronauti, quindi hanno fatto, negli ultimi anni hanno vissuto una vita abbastanza simile, uno è stato sulla Terra, l'altro no. E le domande che si sono fatte sono state: cosa succede quando cominciamo a volare per tanto tempo? Cosa succede se vogliamo impostare una missione per Marte? E ci sono delle novità, effettivamente ci sono stati dei cambiamenti abbastanza reversibili, e che hanno a che fare anche con le funzioni, anche quelle anche memoria, però non si capisce bene se lo stress di atterrare sulla Terra, tornare sulla Terra, è anche meglio avere questo tipo di reazioni e poi passa. Come abbiamo visto di cosa ho tentato. E sarebbe bello se siamo più bravi in poter velocizzare. Ecco, quindi facciamo un tentativo e quindi chiediamo a Fausto di raccontarci un poco di esempi di macchine che sta costruendo. In una situazione un po' privilegiata, qualunque videogiocatore del mondo è in Nvidia. Se è una battuta. Intanto, grazie di essere venuti. Per quanto riguarda queste slide, sono un po' in inglese perché le abbiamo un po'
utilizzate durante la conferenza, che essendo internazionale con persone da tre diversi continenti abbiamo dovuto fare completamente in inglese, però tenterò di guidarvi quanto più possibile e comunque salteremo qualche slide perché stiamo un po' improvvisando, come avete capito. Però finora nel nostro intervento, negli interventi degli altri partecipanti, il professor Tozzi e Cesare, io non riesco a pronunciare il tuo opere. Pur la Masaniello, va benissimo. Praticamente abbiamo sentito parlare tanto di dati, del fatto che algoritmi e computer possono imparare dai dati e applicazioni. E anche il professor Fazio ha parlato di applicazioni. Però questo largo raggio di applicazioni davvero tocca tutto. Fondamentalmente healthcare, specialmente quindi la medicina, specialmente negli Stati Uniti, perché noi qui stiamo abbastanza bene, però negli Stati Uniti è un business, quindi si tenta di ridurre la spesa, di ridurre il tempo che le persone, che i dottori devono utilizzare necessariamente per fare certe cose, e questa cosa in effetti aiuta anche il paziente, non solo coloro che fanno business sull'healthcare, per il semplice motivo che avere macchine che imparano dei dati e che fanno che danno dei risultati precisi e ripetibili, ti dà la possibilità di evitare errori o di ridurre gli errori, o sapere cosa uno si aspetta. La famosa seconda opinione nel futuro non sarà più necessaria, perché le opinioni saranno 100. Ci avrai 100 diversi algoritmi trainati in maniera diversa, che utilizzano reti neurali diverse con diverse capacità di percezione, che tutti insieme potranno fare l'interpretazione di un'immagine radiologica o di un volume, di una CT, un MRI, un'immagine ultrasuoni, e vedere qual è il consenso di questi 100 metodi, che sono tutti più o meno buoni, hanno il 99.9% di capacità di riconoscimento, magari non hanno quello 0.1 che li renderebbe perfetti. La perfezione non esisterà mai, quindi io credo nei metodi che vanno così a consenso. Quindi questa presentazione, voi conoscete sicuramente il video, ma poi ne parliamo dopo. In questi ultimi anni abbiamo visto un'esplosione di metodi e sistemi per prendere questi dati, milioni di gigabyte, cioè migliaia di gigabyte di dati, che sono stati doviziosamente annotati da qualcuno in maniera manuale, spesso semiautomatica, insomma in maniera super precisa, in maniera più o meno precisa. Queste sono diverse tipologie di dati che possiamo avere, completamente supervisionati, oppure con un weak supervision, che vuol dire che insomma magari è stato tracciato una bounding box, un'etichettatura un po' approssimata, però negli ultimi anni, a partire da questo è il puntatore, no? C'è un punto. Sì. A partire da questi metodi, che sono le reti neurali convoluzionali, intorno al 2012, questi metodi sono evoluti sempre di più per comprendere modelli sempre più complicati, che richiedono più potenza computazionale, ma allo stesso tempo danno risultati migliori. Per esempio, nel passato, se uno aveva un video, questo video veniva interpretato immagine per immagine, fotogramma per fotogramma, senza veramente mettere in relazione molto tra i fotogrammi. Invece adesso, con il recurrent neural network, è possibile integrare la dimensione temporale dentro l'interpretazione, quindi magari nel caso di un'ecocardiografia, che è lo studio del cuore praticamente attraverso le ultrasuoni, che vengono acquisiti intorno a 60 fotogrammi al secondo, 30-60 fotogrammi al secondo, diventa molto più preciso, perché tutta la sequenza viene vista tutta insieme. Generati da avversarial neural network, questa è quando le cose sono iniziate a diventare ancora più interessanti, perché si scopre che le reti neurali, se uno gli dà abbastanza dati, sono in grado di sintetizzare dati nuovi che non sono mai stati visti, per cui praticamente possiamo aumentare la grandezza dei nostri dataset utilizzando dati che non sono mai stati annotati, tantomeno acquisiti, quindi non c'è stata nessuna spesa per averli. Semplicemente questi metodi hanno girato e hanno
generato migliaia, centinaia di migliaia, milioni di immagini che sono tutte diverse e appartengono più o meno allo stesso dominio dei dati medici a cui siamo abituati. Persone più maliziose hanno proposto, o più maliziose, in realtà queste cose vanno affrontate perché non ci devono essere elephants in the room, persone più maliziose hanno utilizzato questi metodi per sintetizzare immagini di persone che in realtà non esistono, oppure addirittura partire dall'immagine di un o partire da una soundtrack di una certa cosa che una persona dice, per esempio un messaggio politico molto estremista, e fare un video dove si vede una persona molto nota, per esempio, ripetere quel messaggio con le labbra che si muovono in sincronizzazione in una maniera indistinguibile. Quindi si possono creare nuovi video, questo è più computer vision che medical ovviamente, ma nuovi video che effettivamente non sono mai stati catturati, che portano contenuti che non sono mai stati, non si sono mai verificati. Ovviamente queste tecnologie, da un certo punto abbiamo una certa capacità, dall'altro punto di vista ci sono dei pericoli e delle cose che bisogna fare. Fortunatamente l'intelligenza artificiale è in grado di capire quali di questi video sono in effetti falsi e sono indistinguibili agli umani, però ci sono dei pattern nascosti, invisibili alle persone che si potrebbero scoprire, linea di principio quantomeno. Reinforcement learning, quando non si sa cosa, che pesci prendere, però si riesce a simulare molto bene un particolare sistema, si può creare un sistema in cui per esempio un robot si muove in uno spazio, si potrebbe simulare e dare una reward, una ricompensa al robot simulato che riesce ad arrivare al goal, a ottenere quello che dovrebbe fare, e invece dare una penalità alle simulazioni dove il robot non è stato in grado di raggiungere il proprio obiettivo. In questa maniera praticamente viene dato questo segnale di rinforzo, come si fa al piccione a livello di cibo per capire quali radiografie sono buone e quali sono cattive, quali radiografie sono di una persona malata e quali radiografie sono di una persona sana, e alla stessa maniera, in maniera simulata, si può trainare, si può addestrare un piccione virtuale che ha una rete neurale virtuale simulata computazionale di questo genere. E ovviamente c'è nuova ricerca che viene fatta ogni giorno. Allora, la cosa che mi premeva dire, perché vedo che ci sono tante persone giovani che magari stanno studiando, che vogliono studiare, è praticamente tutto questo è iniziato quando una persona, uno che faceva il master, bello tranquillo, stava facendo la sua tesi di master, credo, Alex Grizniewski, sono i cognomi oggi proprio non ce la facciamo. Comunque, Alex ha fatto AlexNet, che è stato il primo tentativo di fare una rete neurale artificiale che potesse effettivamente girare in un tempo minore di 20 anni di tempo computazionale, nel tempo necessario a scrivere una tesi probabilmente, e ha dimostrato queste performance incredibili sul dataset di ImageNet, che aveva 1000 classi, vabbè. Però praticamente una persona che faceva la propria tesi di master ha cambiato il corso probabilmente della storia della computazione. Ora, di lui non so bene cosa sia successo, non l'ho più visto né sentito, cioè nel senso non ho sentito molto, però comunque ha dato un certo punto di vista il via a tutto questo. La rete neurale è quella. Ovviamente ha dovuto usare una delle nostre schede grafiche piuttosto vecchiotta per riuscirci, perché computazione parallela. Quindi io volerò attraverso le slide adesso, perché non mangerò tanto il mio tempo. Però oggigiorno tanti dati, più o meno organizzati, tante applicazioni, però ci sono dei problemi. Nel momento in cui vogliamo prendere il sistema di intelligenza artificiale e metterlo a funzionare nella clinica, magari non funziona, nel senso che tutto quello che abbiamo visto durante il training e durante l'addestramento della rete neurale a livello di performance, ne abbiamo solo una parte, riusciamo semplicemente a catturarne una parte. Perché? Perché le macchine cambiano, Siemens fa delle macchine di un certo tipo, GE fa un altro tipo, Philips fa un altro tipo, e quindi nel momento in cui le macchine cambiano anche i dati hanno un certo cambiamento, per esempio, e quindi quando si tratta di interpretarli il computer ha una certa confusione, perché dati di quel tipo non ne sono stati visti. Quindi praticamente bisogna fare delle strategie in cui si è in grado di annotare più dati, ovvero avere degli esperti che sono in grado di
capire cosa c'è nei dati, tracciare per esempio le regioni di interesse e continuare a fare un nuovo training per raffinare il modello, oppure fare collaborazione tra diversi ospedali, come potrebbe essere per esempio tutti gli ospedali italiani potrebbero collaborare, in cui però bisogna stare attenti alla privacy, come si diceva anche prima, con i dati della Depth, della Kinect. Creare una human machine synergy, cioè il radiologo non può pensare di dover aver paura dei metodi automatici che poi alla fine funzionano pure male, piuttosto prendiamo i radiologi, diamo un'interfaccia dove con due clic hanno fatto il lavoro di un'ora, quindi in tre minuti hanno fatto il lavoro di un'ora, ed è molto meglio probabilmente per tutti, perché l'occhio umano o l'intelligenza umana sarà sempre maggiore. E software infrastructure ovviamente è una questione che riguarda i computer scientist, di dover mettere in piedi dei sistemi software che siano in grado di essere riproducibili, che siano in grado di essere sicuri, che non abbiano bug, ma soprattutto standardizzati ma aperti alla ricerca e flessibili. E quindi abbiamo questi due competing goal, questi due problemi che competono tra di loro. Quanto riguarda expert data annotation, ovviamente annotare un tumore al cervello è un pochino diverso da annotare un cagnolino nelle immagini, quindi ci serve un esperto che spende il proprio tempo. Ad NVIDIA in questo momento stiamo facendo ricerca e stiamo tentando di dare la possibilità alle persone di piazzare 6 click e dopo aver piazzato 6 click avere un'annotazione di un organo che loro possono modificare. Quindi rendere migliore manualmente, molto velocemente, quindi avere un nuovo training del modello e rifare questa cosa di nuovo da capo, quindi rifare praticamente una specie di ciclo in cui il modello magari non va tanto bene, lo si usa per ottenere una prima segmentazione, in questo caso si chiama, cioè avere tutta questa regione che è il fegato, e poi si raffina un attimo a mano, si ritraina, si riaddestra e si continua, diciamo, in cerchio. Questo forse dovrebbe partire per lui. No, ok, partito. E questo è effettivamente questo stesso sistema che viene fatto in questa specie di video, credo sia una GIF alla fine. Ci cliccano 6 punti che è vicino al left ventricle del cuore, questo è il cuore in MRI. Non posso più accusare il jet lag perché ormai sono qua una settimana, però è vero, sì, è vero. Anche perché è bella di risoluzione nella parte depth, quindi questo me l'avrebbe dovuto dire, che non ci sono parti belle chunky, e comunque lo schema dei colori, comunque sono contento ci siamo arrivati con consenso, cos'era. E quindi praticamente abbiamo una migliore annotazione di questi dati. A farlo manualmente servono ore, e farlo in maniera assistita quando il modello si è già un po' svegliato, diciamo un po' ritrainato, ci si mette poco, all'intorno di un minuto, contro le 10 minuti. Multi-institution collaboration, ovvero quando abbiamo diversi ospedali e vogliamo collaborare tra di loro, ovviamente non si possono scambiare i dati liberamente, è complicato, anche perché i dati costano, anche se uno lo volesse fare rimane la cosa economica di dire io ho pagato centinaia di migliaia di euro per avere questi dati annotati, adesso cioè non è nemmeno un problema di privacy sinceramente, è più un problema di soldi. Purtroppo il mondo gira così. Quindi diciamo un grande finanziamento pubblico internazionale aiuterebbe però chiaramente ognuno vuole, ogni laboratorio vuole il suo low hanging fruit, vuole avere le sue pubblicazioni dal proprio dataset, non è che basta andare a casa di qualcuno e dirgli dammi tutti i tuoi dati. Comunque ciò detto, anche costruire insomma, la struttura etica per fare questi lavori in genere è molto complicato. Insomma. Però nel momento in cui le istituzioni non devono più scambiarsi i dati e possono contribuire all'unico modello che diventa buonissimo, però senza contribuire in effetti la loro miniera d'oro, fondamentalmente si riesce a fare di più. Quindi abbiamo questi ospedali che hanno tanti scan MRI del cervello, questa è una situazione ipotetica, praticamente non possono condividerli. Quindi una strategia, saltiamo questa, è quella di prendere ogni ospedale, si fa il training, l'addestramento del proprio modello e lo passa all'ospedale successivo, che ne fa il training, lo passa all'ospedale successivo, questo potrebbe andare in un cerchio. Questa cosa in realtà funziona bene solo se uno fa uno step, cioè l'ospedale numero uno dice io ti do questo modello, guarda te lo do
così da buon cuore, tu te lo vai a raffinare un minimo e ci puoi lavorare nel tuo ospedale. Ma nel momento in cui si continua la catena, il modello dimentica quello che è stato fatto qua. Quindi anche se questa cosa ha una certa utilità, purtroppo le reti neurali dimenticano facilmente. Nel momento in cui i dati che supportano le decisioni vanno via, loro dimenticano. Quindi un'altra cosa che possiamo fare è fare federated learning, ovvero avere degli ospedali che fanno il loro local training, l'addestramento all'interno dell'altro ospedale, quindi i dati non passano mai questo punto, anzi questo punto. Però mandare un modello ad un modello OME centralizzato, che fa la struttura è la stessa, però contiene i parametri di tutti, e vengono aggregati questi parametri e ridistribuiti a tutti, e tutti quanti fanno un'altra epoca di learning, si dice un'altra epoca, quindi un altro round, aggiustano i parametri, li rimandano e così via. In questa maniera nessuno si scorda niente, perché tutti i dati vengono visti tutta la stessa maniera. Questa la saltiamo perché è un po' tecnica. Noi abbiamo una partnership con King's College di Londra per fare proprio questo. King's College di Londra, insieme all'Imperial College di Rossiello, lo chiamano il London Cluster, probabilmente è in questo momento le migliori istituzioni per imaging in tutto il mondo. Cioè, completamente asfaltano completamente MIT, Harvard e Stanford, probabilmente messi insieme. In realtà sono ottime, MIT e Stanford hanno fatto cose incredibili, però Sebastian Orselin è una potenza, lo vogliamo tanto bene. Human Machine Synergy. Ok, quindi avere questa cosa di interactive segmentation, dove praticamente i medici possono semplicemente cliccare. Questa la vogliamo così perché praticamente quindi cliccare per ottenere risultati migliori e migliori, in maniera tale che il modello non fa tutto da sé, ma uno ha la possibilità di iniettare qualche po' di conoscenza, dice: ah, guarda, qua è sbagliato, fammi cliccare, poi dice: ah, ok, ora che mi dici che sto sbagliando, mi aggiusto un po'. E in questa maniera uno può raggiungere risultati perfetti. Ok, credo che questi qua vanno bene. Ok, questo sì, diciamo poi come infrastruttura software possiamo saltare le slide, perché credo di avere ucciso il mio tempo a disposizione completamente passato. Comunque, diciamo, il concetto è che ci sono delle tecnologie che sono una base matematica, e poi però in realtà c'è tantissimo processo da costruire per metterle veramente, per piazzarle in funzione. Intendi che computazionale? Sì, invece, ma anche un processo di relazione, di costruzione, di le regole del gioco per poter convincere. Il fatto è che in machine learning, data science, si dice garbage in, garbage out. Praticamente il 90% del lavoro non è tanto decidere il modello o addirittura scrivere la matematica, perché oggigiorno la matematica la fa tutta il framework, uno la deve sapere. Quando si dice: ah, questa matematica non servirà mai nella vita, no. però è tutta già embeddata e fatta nel modello tranquillamente, però il problema è che i dati devono essere puliti, devono essere precisi, bisogna essere assolutamente sicuri che quello che uno mette dentro il modello fa imparare sia ottimale per il task at hand. Comunque secondo me proprio questo tipo di modello non è male in un'Italia dove ci sono buoni ospedali, o ci sono sia ospedali privati che pubblici, in cui magari c'è una storia di dipartimenti che l'hanno lavorato bene, no? E poi ci sono anche un po' di regioni in Italia che hanno fatto un investimento sulla cartella clinica, e questo permette poi automaticamente di poter riportare su una scala più grande, no? Di salute di popolazione. Io sono convinto che negli Stati Uniti, nella mia esperienza, ci sono grandi healthcare provider, e quando uno guarda un healthcare provider, allora tutto è uniforme. Kaiser, Sutter, sì, questi sono grandissimi. Per esempio ero con Kaiser, e loro l'altro giorno ho fatto l'annuale, perché ero ancora in California, hanno fatto analisi del sangue, fondamentalmente hanno fatto a parte il pannello completo, hanno lavato 5 provette, però ti mandano sull'app quello che è successo, e tu c'è il grafico che adesso c'ha due punti per me, perché è due anni, no? Cioè due punti, dicendo: ah, i tuoi enzimi del fegato stanno così, poi quelli che del fegato un po', il fegato grasso non saliti perché hanno fritture tutti i giorni. Vuoi farti star male, vai tranquillo, quasi lo facciamo. Allora, tiriamoci su, da una parte diciamo un attimo di realismo, e un altro proviamo a piazzare quello che stiamo facendo in Trentino, come potrebbero queste nuove idee entrare. Sì, sono Pierpaolo, sono un medico, ma io non faccio ricerca su queste cose qua. Casomai la nostra preoccupazione, il nostro problema è
ok, tutto questo, e dopo noi, con i nostri 550.000 abitanti, 1.200 medici, un'ora e mezza di strada da fare per passare da un ospedale all'altro, e noi vogliamo tenere aperti gli ospedali anche lontani, però i medici devono far strada, come facciamo? E quindi... Ok, sì. Allora quindi il nostro problema allora diventa in che mondo siamo immersi? Siamo immersi in un mondo in cui intanto, vabbè, lo sappiamo, le persone anziane stanno aumentando, è una grande fortuna, vuol dire che stanno aumentando moltissimo le persone che hanno tante malattie e che hanno malattie croniche. A fronte di questo, quindi aumenta moltissimo il bisogno di curare, da quell'altra parte siamo in un mondo dove un po' c'è il problema dei soldi, ma ancora di più c'è un problema che i professionisti sanitari, i medici e gli infermieri, è sempre più difficile trovarli. E fra l'altro, un'altra cosa, è sempre più difficile trovarli, e un conto è andare a Roma, un conto andare a Trento, un conto andare a Rovereto, un conto è avere medici bravi che questa notte decidono di andare a fare la guardia medica a Primiero, in un posto dove ci vuole un'ora e mezza per arrivarci. Se uno abita lì va benissimo, ma se siete voi che abitate giù a Trento e potete scegliere perché vi stanno cercando in quattro, forse vi interessa, è più comodo andare a fare la guardia medica a Trento che non andare a Primiero. E questi sono i problemi con i quali noi ci dobbiamo confrontare, e sono proprio i nostri problemi terra a terra qui dell'oggi. Dall'altro lato, nel mondo intorno a noi, appunto, abbiamo, adesso l'hanno già detto loro, quindi io non mi fermo, salto via, però ci sono queste cose meravigliose che stanno cominciando a succedere. E noi nel nostro quotidiano, qui a Trento, oggi cosa è successo? È successo che un sacco di voi siete andati dal medico e prima di andarci, in realtà, un'occhiatina a Google voi ce l'avevate data, e se non ce l'avevate data prima, molti di voi e dei vostri genitori, o se non lo fate voi per i vostri nonni, dopo che sono andati dal medico, a casa un'occhiatina gliela danno a Google. Google è intelligente, sì, non lo so, forse sì, forse no. Insomma, questa è la parte di tutto questo che noi oggi stiamo incontrando, i nostri 1.200 medici stanno incontrando. E un po', ce lo diciamo, no? In realtà, adesso voi siete venuti qua, voi siete quelli che sono interessati a queste cose, però gli altri 550.000 abitanti, quello che vogliono è avere un medico, potergli parlare, potersi... Quando abbiamo cominciato a dire ma a Londra c'è Babylon Health, ci sono già migliaia di cittadini che invece che telefonare a un medico telefonano a una chat box, e fra l'altro il 40% dei problemi li sta risolvendo l'intelligenza artificiale oggi a Londra. Eh sì, ma qua da noi volete che... Perché là dopo lo scopriamo, beh, a Londra sono quasi tutti stranieri e effettivamente quelli che usano questo sistema sono quelli che hanno 20-40 anni, che tendenzialmente sono quelli sani, a dire la verità. Ma qui a Trento i nostri 65 anni, 75 anni, le persone che stanno su nella Val Rendena, davvero no, noi vogliamo avere uno che ci guarda negli occhi e ci tiene la mano e ci dice. Ma allora, come cercare, no? Cosa facciamo? Stiamo un po', salto via, stiamo fermi, lasciamo stare, lasciamo che loro sistemino le cose e poi quando avranno finito ce le daranno. E impareremo per magia a usarle. Si diceva, no, adesso le università, forse in Italia ce n'è tante di università ottime, cominciano a porsi il problema che bisogna insegnare ai medici, magari anche agli infermieri, a fare il medico e l'infermiere in un modo molto diverso dal passato.
Però se hanno cominciato adesso, in quest'anno accademico, in ottobre a farlo, e forse non tutte l'hanno ancora cominciato a farlo, ho fatto prima un conto, vuol dire che quei medici lì, i primi, ce li avremo nel 2027. Oggi siamo nel 2019, da qua al 2027 vi immaginate cosa avranno fatto le intelligenze artificiali, cosa, cioè, e qua, probabilmente nel 2027 digitando su Google magari davvero scoprite delle cose che i medici non... Allora, lo sforzo che stiamo facendo noi è quello di trovare una strada per accompagnare operatori sanitari e cittadini facendo da ponte fra un mondo bellissimo ma lontano dall'esperienza reale, concreta, e il mondo reale nel quale noi, i nostri cittadini, i nostri medici si lavorano, si trovano. L'idea è che non si può fermare il mondo, anche se voi chiedete a 100 medici o a 100 cittadini cosa preferiscono, avere il medico in carne e ossa di fianco alla porta di casa o poter avere un telefonino, voi che siete qua forse preferite il telefonino perché no, ci pensate, no? Col telefonino, come succede in questo momento a Londra, avete una risposta dal computer in tempo reale e da un medico entro 10 minuti. Mentre invece se dovete andare in carne e ossa, solo per il fatto che dovete prendere la macchina e uscire, e poi insomma non è a Londra, per andare dal medico di famiglia, in media si aspetta 7 giorni. Dopo noi ci lamentiamo, ma a Londra è così, oggi come oggi. E quindi razionalmente magari... Però, allora, cosa facciamo? Cerchiamo di portare avanti insieme fra FBK, che abbiamo questa grande fortuna, no? Nel nostro territorio di avere questa cosa, l'azienda sanitaria e la provincia, stiamo cercando di lavorare insieme, di coinvolgere, di fare esperienza, perché le reti neurali devono imparare, ma anche le organizzazioni, no? Devono fare esperienza, devono, ecco, la scelta che facciamo noi, che io adesso ho lavorato in Veneto, ho lavorato in Friuli e ho scelto dal 1° gennaio di venire a lavorare qui in Trentino, anche perché onestamente l'impressione che ho, la scelta che ho fatto, è giusta o sbagliata, non lo so, ma insomma è quella che qui c'è un'attenzione, una passione su queste cose qua, c'è l'idea di fare un investimento, di non stare a guardare, di non aspettare, come in altri territori le aziende nell'insieme, le organizzazioni stanno facendo, e però quindi organizzazioni che apprendono non da sole, quindi coinvolgendo gruppi di sanitari, cittadini, associazioni, i tecnici, cioè mettendosi insieme anche saperi molto, molto lontani, no? Per cominciare a sperimentare. Cos'è che stiamo sperimentando noi? Beh, forse non c'è tantissima intelligenza artificiale in questo momento su Track. Voi ce l'avete Track? Lo usate? Almeno voi che siete qua, no? Per cui uno non va più a prenotare, a prendersi la fase dopo che ha fatto gli esami di laboratorio, lo fa tutto dal suo computer. Allora non è che tutti i trentini lo stiano facendo, però comunque noi, allora questa è una cosa. Un'altra è Salute Più, voi ce l'avete Salute Più? Sapete che è un'app che si può scaricare e che aiuta le persone nel migliorare sempre di più, non si finisce mai a migliorare, i propri stili di vita. Fra l'altro, se si riesce a migliorare il proprio stile di vita, si vincono anche degli sconti e si danno dei soldi a delle associazioni no profit. La provincia, in questo sistema, ha fatto una scelta di questo tipo. Anche qua non c'è ancora tanta intelligenza artificiale, però adesso stiamo cominciando a utilizzare un'app che è già stata che è già in uso per persone che hanno il diabete, e quello che noi vogliamo metterci qui è di app per i pazienti diabetici. Se andate sul telefonino, e specie se scegliete anche le app che lavorano solo in inglese, ne trovate di sicuro. Il lavoro che stiamo facendo qua è quello di costruire un'app che venga prescritta dal vostro medico, che non è la stessa cosa che fare un'app meravigliosa che gli informatici ci fanno. Bisogna studiare, no? Bisogna fare esperienza, imparare come fare a far sì che
i medici, i pazienti, l'azienda, l'organizzazione, introducano al proprio nelle routine normali questo tipo di attività, queste cose. Ecco, stiamo per rilasciare la stanno loro per rilasciare la seconda versione ufficiale di questa app, dove cominciano per esempio a esserci dentro delle cose per cui l'app reagisce a quello che fa e a quello che sa o che non sa la persona che ha il diabete, per accompagnarlo in un percorso fatto di micro learning, di piccoli pezzettini, di piccoli nuclei informativi, per aiutarlo a vivere meglio con questa condizione e superare, no, le difficoltà che ci possono essere. Quindi ecco, come azienda, insieme con gli altri partner, faccio un discorso un po' istituzionale, no? Perché sono qua a rappresentare l'azienda, comunque ecco, l'obiettivo è proprio questo: non stiamo alla finestra, partecipiamo, facciamo le nostre esperienze in modo che quando le tecnologie ci daranno su larga scala prodotti utilizzabili, non partiamo da zero, ma abbiamo delle basi su cui costruirle, e intanto comunque cominciamo a produrre già questo tipo di servizi per i nostri trentini. Grazie. Io farei un applauso intanto per tutti. Quindi ce la facciamo a fare un giro, primo giro di domande, se avete qualche curiosità. Dai. Prego, io poi ripeterò la domanda perché pare stiamo registrando, questa è una cosa più. Prego. Al di là dell'esempio trentino, il sistema sanitario nazionale ha preso atto di questi cambiamenti, sta implementando modelli di formazione che possono andare a influenzare questo tipo di attività e coinvolgere i medici o no? Guardi me, io. No, in realtà questo è un problema dappertutto, non solo in Italia, è un problema dappertutto, perché l'accademia e noi abbiamo una serie di solite basi che è difficile cambiare strada, cambiare è sempre difficile. Attualmente non ci sono alcune iniziative che sono assolutamente laterali, che non sono strutturali nel corso di laurea o di specializzazione, anche se si comincia a capire che mischiare le carte fa bene. Io rischio continuamente il licenziamento perché faccio cose che sembrano strane, però non più tardi di 2 anni fa, a un certo punto si presenta da me un ragazzo che fa printing 3D da immagini TAC, e io gli dico: ma scusa, perché non vieni a lavorare con noi? E questo gli fa: ma io sono un architetto, come faccio? Noi non ce ne frega niente, tu vieni lo stesso. In 6 mesi ha sconvolto tutta la radiologia e la chirurgia. E io sono fortunato perché mi trovo in un ospedale che mi consente di fare questo. In un ospedale pubblico questo non sarebbe stato ammesso, ma c'è bisogno proprio di fare questi strappi, altrimenti non facciamo un passo avanti. Però molto dipende anche da voi, perché voi vi potete permettere anche di incrociare delle competenze, che secondo me è uno dei temi forti. Come la sua, insomma, che la sua è una competenza che... L'angolo giovani, cosa si dice? No, che poi tutti, io lo so che poi ai giovani si dice sempre: no, perché voi avete un futuro che è un disastro, perché nessuno sa che cosa prevedere, primo, però potete pensare tutto quello che volete, vi potete creare un lavoro. Quelli che io lo so bene, io ho figli della vostra età, e dico: papà, ma che stai a dire? Ma che, come facciamo a inventarci una cosa se tutto il resto del sistema non ci consente di fare delle proposte concrete e di fare davvero un passo avanti? Quindi accetto la difficoltà, perché qui c'è davvero qualche cosa da fare. Prego. Sarebbe possibile cominciare a individuare dei percorsi, veramente non semplici, da fare nelle scuole, negli istituti superiori, in modo tale che i ragazzi siano un po' da ponte con la propria famiglia, i propri conoscenti, perché le scuole, come si benissimo quando si tratta di avviare processi di cambiamento di mentalità. Anziché iniziare all'università, forse cominciare da qui. Probabilmente questa lo so rispondere. Dai, posso rispondere. Dico solo una cosa rapidamente: queste immagini sulla destra sono fatte da ragazzi di 18 anni, le abbiamo fatte lavorando con i radiologi del Bambino Gesù, ma le abbiamo fatte nel corso di questa
diciamo, mezza follia di Web Valley, che è una cosa che abbiamo iniziato per sbaglio nel 2001 e non abbiamo ancora smesso, ma è proprio questa idea di cominciare 17-18 anni, il momento in cui i ragazzi italiani hanno voglia di crescersi, ecco, prego. Io insisto, la Web Valley è quella eccellenza. No, volevo dire, e per fortuna qualcun altro sta facendo un lavoro ancora più di base, e ci stiamo tutorando per avere questa, diciamo, nell'alternanza scuola-lavoro noi abbiamo avuto quasi mezzo migliaio di persone tra una parte che sono state coinvolte. Io parlo per il Trentino, parlo per la Fondazione Kessler, però secondo me il modo di fare probabilmente si può partire anche un po' prima, da una parte adesso. Non so se volevi, poi alcuni di questi curriculum varrebbe anche la pena di impacchettarli e mettere a disposizione di insegnanti particolarmente votati al sacrificio, però noi abbiamo visto che proprio ci sono queste competizioni, cioè tra poco andremo negli Stati Uniti alla Intel ISEF e ci andiamo anche per reclutare nuovi partecipanti, capito, sono eccellenti, però c'è questo concetto di mettersi in gioco e fare anche dei progetti che ogni volta ci arriva qualcuno che in 6 mesi è diventato un esperto. Cioè, bisogna anche dire che magari in superficiale, no? Magari solo se accompagnato da un medico che ti dà una mano, però vediamo dei progetti fantastici. Quindi secondo me l'intuizione di lavorare sui ragazzi è l'unica cosa. Poi c'è il problema che se sono veramente bravi poi devi spiegargli che devono laurearsi, che devono fare il master, che devono fare il dottorato. C'è un sacco di gente, a me è andata via gente che ha detto no, ma faccio il dottorato con te, vado. Però non sono stati a fare blockchain, non gli è andata proprio benissimo. Va bene. Però io sono stato all'università per un po', nel senso ho fatto il dottorato, ho fatto il master e il bachelor a Pisa, poi in Technical University di Munich, adesso ritorno a Technical University di Munich tipo un giorno a settimana. In realtà io penso che anche alle superiori, con un po' di coraggio ci si potrebbe arrivare facilmente. Queste cose non sono poi così complicate. Delle volte si usano dei paroloni, ma in realtà tutta quella matematica si fa alle superiori anche al liceo scientifico sarebbe più che sufficiente per fare questa roba. Molto più che sufficiente. E soprattutto si potrebbe dare una prospettiva alle persone, agli studenti, per capire perché serve. Cioè, ogni volta che qualcuno di voi usa una connessione 4G, la quantità di matematica che c'è dietro 4G o 3G è spaventosa, però è appassionante. Io quando ho fatto telecomunicazioni mi sono appassionato alla stessa maniera quando ho fatto computer vision. E poi soprattutto poi quando più in là si è all'università, ma anche certi licei lo fanno, gli scambi, l'Erasmus uno si deve divertire, lo capisco, però uno dovrebbe scegliere bene dove andare, non in Spagna per forza, ecco. Ma tu sei andato in Spagna? No, io non sono andato da nessuna parte perché mi sono trasferito alla Technical University di Munich, però io a Pisa studiavo sui libri vecchi dei miei professori, non c'è motivo di essere la Technical University of Munich, loro ci hanno dato un pacchetto di pubblicazioni ogni inizio semestre aggiornabile, stampate sulla carta A4, e questi erano i libri, questo era il master. Fate computer vision, prendete videocamere, ci fate la realtà aumentata, tutte quelle cose che ora fate con Snapchat, quelle si facevano noi anche al tempo quando ancora il deep learning non c'era, e poi l'hanno inventato il deep learning, abbiamo fatto deep learning. Però insomma, esperienza all'estero, funziona. Comunque, no, io sono talmente d'accordo, poi ospedale pediatrico, figurati. Però una delle cose che adesso proviamo a fare dopo tanta insistenza, sono 4 anni che ci provo, ma forse ci riusciamo, è formare un gruppo di ragazzi, di pazienti e anche di persone sane che lavorano con noi in ospedale per la ricerca e per l'innovazione. Questo diventa uno stimolo forte, anche perché se voi mettete in una camera, in una stanza, medici da una parte, ragazzi dai 10 ai 15 anni dall'altra, i medici hanno paura e hanno ragione perché li massacrano. Cioè, se il paziente ti chiede una cosa perché gli serve, è uno dei valori che noi riusciamo a esprimere ancora troppo poco. Nello stesso tempo ci sono alcuni pazienti che si appassionano alla medicina e alla scienza e che poi fanno un percorso di studi in questa direzione. E adesso ci proviamo, perché esiste una rete, udite udite, di ragazzi ricercatori. Quindi se questo è uno dei sistemi, lo esploriamo, come anche la possibilità di agganciare realtà completamente esterne come FBK. Noi facciamo un meeting mensile in cui
ospitiamo di tutto, anche scuole superiori. L'ultima che abbiamo ospitato ci ha raccontato di un sistema di estrazione della bava di lumaca per medicare le ferite. Insomma, qui ci sono delle idee clamorose che semplicemente non vengono prese in considerazione. E si tratta di creare la conoscenza di base. Ecco. Sarebbe bello parlare in 3D. Facciamo gemellaggio subito, sì, figurati. Sì, sì, sì. Da Web Valley tra un po' ti mandiamo i pazienti, non c'è dubbio. Prego. Buonasera, sono docente del Istituto Tecnico di Riva, Istituto Furiani. Con i miei studenti talvolta riesco a occuparmi anche di IoT, quindi Internet of Things, e in particolare vi chiedevo un'opinione sulla questione dell'uso di sensori che comunicano in cloud o in form, comunque con sistemi condivisi, che potrebbe essere una possibile chiave per avere questi dati, diciamo, a disposizione per fare poi dopo interpretazione, analisi, quindi produrre quei risultati. Cioè, mi allargo un attimo dicendo che chiaramente è un mondo che continua a crescere, quello dell'IoT, no? Devo dire che sono 10 anni fa pensavamo che crescesse velocissimo e ci ha messo un pochino a diciamo, organizzarsi, perché le comunicazioni, quelle diciamo, per esempio Bluetooth, non, quando sono tante, fanno un po' fastidio. Però sta succedendo di tutto in medicina, ma anche in altri campi che non ci aspettiamo, quindi tutto il mondo industriale, il mondo dell'agricoltura. In questo momento il mondo dell'agricoltura, è, che parte molto più distante, no, di tecnologie, ha la capacità di raccogliere dati a una velocità incredibile, ha bisogno di infrastruttura, quindi anche di costruire sistemi. Quello è un ambito, fermo restando insomma l'importanza, siamo qui a parlare di medicina, però quello è un altro ambito che ha uno spazio da recuperare e può dare moltissimo. Qui stiamo lavorando per esempio proprio per collegare a basso costo sensori e anche, diciamo, ma sensori non proprio per buttarli, per buttarsi lì in giro per le vigne, è proprio per poter mandare segnali che sono quelli del controllo di qualità. E abbiamo insomma, l'impressione, i primi risultati che abbiamo sono proprio quelli di andare a ridurre i pesticidi. E tutto questo gioco che voi state poi tra l'altro sviluppando è quello di mettere la parte di intelligenza più possibile lontana dal cloud, in realtà, no? Dipende dall'applicazione. Cioè, schede sempre più piccole, più portabili, il consumo è sempre abbastanza alto, però per fare. Puoi spiegare due parole sull'edge computing? Quindi si distingue tra cloud computing ed edge computing. Edge è quella, la parte di computing che sta nei dispositivi piccolini, che possono essere anche smartphone. Fondamentalmente ognuno di voi che ha praticamente un iPhone, per andare sulle cose di Nvidia sempre, praticamente avete alcuni tra i processori probabilmente più potenti in assoluto, finora mai creati. Hanno la possibilità di eseguire reti neurali per la grandezza e per il consumo di energia, ovviamente. Possibilità di eseguire reti neurali, oggigiorno ci sono un sacco di applicazioni interessanti, però in realtà chiunque, insomma, se uno fa un sistema, per esempio quello vostro, di mettere i sensori quanto più vicino possibile al luogo di produzione delle cose agricole, o per esempio smart home, le reti neurali normalmente, almeno una parte delle reti neurali, quelle semplici, vengono tutte messe su questi dispositivi piccoli. Però è necessario che tutto poi sia collegato insieme, quantomeno dei metadati o quantomeno dei dati aggregati, delle pochi kilobyte dopo l'interpretazione della prima rete neurale, vengono mandati tutti in cloud, perché appunto questa aggregazione dei dati e standardizzazione in grandissime basi di dati è la cosa importante per poi poter fare training o machine learning. E la cosa interessante è che se tu riesci a rendere abbastanza intelligente dalle parti dei sensori, poi mandi pochissimi dati, e quindi sono le reti LoRaWAN, per esempio, no? Magari pochi, c'è un migliaio di valori un paio di volte al secondo, comincia a essere veramente interessante, no? E questo probabilmente in medicina diventerà ancora più interessante, perché passa le pareti, insomma, non devi infrastrutturare tutto, no? Poi, se ho capito bene, la tua applicazione in realtà dice lavato o non lavato, insomma, è binario. È un po' più è più raffinata, perché lavaggio le mani mica è mi lavo le mani, entro nella stanza, prima di toccare il paziente mi lavo le mani, visito il paziente, dopo che ho toccato il paziente mi lavo le mani, ci sono 5 fasi. Potente sulla prevenzione, perché adesso stiamo provando a costruire un progetto in cui ci immaginiamo di fare un monitoraggio di un'intera vallata del Trentino, quindi parliamo di
per esempio cardiovascolare, no? E allora una delle cose importanti da fare è per esempio usare l'ecografia per misurare il lume della carotide e vedere se ci sono dei segni, dei potenziali segni di, che potrebbero avere a che fare con malattie legate a dislipidemia, che vuol dire una, quasi tutto insomma, nei percorsi. E mi veniva in mente, per esempio, avevamo cominciato a parlare, poi so che Fausto sta lavorando in questo settore, questa idea di poter quasi abilitare l'uso di un ecografo da persone senza competenze. Tu ci stai facendo, ma potete dire... Era il mio lavoro precedente, sì. Quindi quando io lavoravo in una startup a New York City, praticamente Butterfly Network, hanno creato un dispositivo ultrasuoni portatile, lo metti in tasca, bellissimo, e si può attaccare all'iPhone. Nel momento che si attacca all'iPhone, questa probe è molto particolare perché è stata costruita con dei... non è una tecnologia normale che si chiamerebbe piezoelettrica, ma è fatta con MEMS, che sono degli elementi elettromeccanici. E quindi fondamentalmente con quest'unico probe si può fare qualunque tipo di immagine. Si può fare quella... Senza cambiare la sonda. Senza cambiare la sonda. Quindi si possono fare... Varia la frequenza? Come? Sì, varia la frequenza, ovviamente depth è anche il beamforming, quindi la geometria di quello che è prodotto. E dove si compra questa? Hanno avuto l'approccio. Negli Stati Uniti, già in verità, adesso in Europa hanno avuto la certificazione EU oggi. Quindi è una. Quello che noi facevamo lì era fare degli algoritmi di intelligenza artificiale per fare. Acquisition assistance, ovvero tu metti la probe dovunque in questa parte, in questa regione, e ti guida tramite l'augmented reality a prendere l'immagine giusta, ti resta lì 2 secondi per dire, poi fai i misuramenti del left ventricle di quanto si muove e ti dici ok, ejection fraction, ovvero quanto del volume di sangue che era nel left ventricle è stato espulso, e praticamente ti dice se è ok o no, quindi insufficiente, sufficiente. Il mercato principale donne e cinque. Senz'altro. Così negli Stati Uniti si vede. Ti puoi fare un selfie adesso, esatto, direttamente Instagram. Modello 3D del bambino. Sì, modello 3D, sì, ancora non so se ci stanno lavorando. Stavamo pensando per quello. No, ci sono varie cose, modelli 3D di altre marche, però Butterfly non so se fa 3D. Quando c'ero io non facevo mai ancora 3D. Però non so. Ecco, io un'altra applicazione. Qualche altra domanda? Penso che io. Ipotizzando quindi una risoluzione mappa di questa intelligenza artificiale in medicina, se secondo voi quali potrebbero essere le implicazioni un po' etiche e morali, anche insomma se è possibile conquistare la fiducia delle persone su un tema come appunto la medicina, visto che è anche interessante capire il livello di sicurezza informatica che sta dietro a una tecnologia del genere. Bella domanda, mi piace, bella domanda. Allora, ci sono un sacco di problemi. Allora, come ho detto prima, se uno prende dei dati e li spara dentro il machine learning, quello impara dai dati. Quindi se noi adesso noi ci mettiamo a prendere tutti i dati delle persone bianche e basta, abbiamo un problema poi con le persone nere, per dire. Ci sono delle cose che sono delle malattie, dei problemi che sono specifici a certe popolazioni, e soprattutto per esempio anche come income level. Alcune cose che noi... problemi che noi non avremo mai, sono problemi che sorgono a persone che magari hanno dei problemi economici. Succede. Fondamentalmente i dataset possono essere bias, possono avere questo bias. Quindi ci devono essere dei regolamenti o delle guideline ferree, o dobbiamo capire come fare per non avere il bias. Inoltre, per quello che hai detto tu per quanto riguarda la privacy, e tutti i regolamenti che riguardano la privacy, fondamentalmente cose come Federated Learning possono aiutare, sicurezza informatica alla stessa maniera, però ovviamente i dati devono pur stare da qualche parte, quindi più dati vengono immagazzinati più ci si espone a i dati adesso sono soldi, perché prima erano dati, adesso quindi chiunque vuole ottenerli farebbe di tutto probabilmente per riuscire a creare un sistema informatico. Quindi certo, questi sono problemi che sono ancora apertissimi,
soluzione non è, io almeno personalmente non è, però forse voi essendoci dentro di più a livello pratico magari direi che è incrementale, ogni progresso ci porta ad avere nuove sfide. So, Alberto, voi sono due cose, intanto per esempio per un ospedale il problema della sicurezza è fondamentale, io quando mi parlano di queste cose dico che problema c'è, noi usiamo ancora la carta e la matita, perché la sicurezza a noi ci fa un baffo, però molti ospedali americani, anche inglesi, hanno passato dei brutti giorni quando hanno ricevuto degli attacchi che hanno paralizzato tutta l'architettura informativa dell'ospedale, e pensate cosa potrebbe succedere se un hacker malevolo prendesse il controllo dei dispositivi medici, pensate per esempio a quelli impiantabili, ai pacemaker, cose di questo genere. Quindi c'è una lista di possibili rischi che vanno assolutamente gestiti, come i rischi di qualunque altro tipo di tecnologia. Poi c'è un altro tema che ancora non è uscito, stranamente, che non dovrei sollevare io, che è blockchain, perché questa è una delle cose che tutti dicono potrebbe aiutarci a fare un passo avanti, perché mette il controllo del dato nelle mani del proprietario, cioè del paziente, almeno così noi la vediamo. Poi tecnicamente non è esattamente semplicissimo, però questo è un altro punto importante. Noi pensiamo sempre che i dati sono degli ospedali, niente affatto, il dato è del paziente e come tale deve essere gestito dal paziente. Poi se il paziente non vuole gestirlo è un altro paio di maniche, però questa possibilità gli va data. Io non posso mai scordare, 8 anni fa, una delle mie strane conferenze, perché io ho la fortuna di frequentare questi posti strani, ero in Canada e sento un pazzo furioso che era un paziente che racconta una storia bellissima, perché lui ha una diagnosi incidentale di cancro, non sa cosa fare, il medico gli dice, nel senso che fa una radiografia del torace e per caso scopre di avere delle metastasi di un tumore renale. Tempo di sopravvivenza medio 6 settimane, disperato, il medico non sa cosa dirgli perché non ha nessun consiglio tranne suggerirgli di partecipare a un social network di pazienti oncologici dove si discute di studi sperimentali, trova lo studio sperimentale giusto e guarisce, e questo lo porta a diventare l'alfiere dei pazienti attivi, empowered come si dice, e questo signore che è molto simpatico canta a questo congresso un rap che dice dammi i miei maledetti dati, cioè nel senso i dati del paziente li devo tenere io, cioè poi se l'ospedale ne fa un uso lo devo decidere io, però se io non avessi avuto a disposizione i miei dati, lui dice, io non avrei potuto trovare una soluzione. Questo vale per tante altre cose, ma è uno dei tanti aspetti. Poi in generale c'è il bilancio tra l'automatismo, l'esperienza, questo è un altro tema che viene fuori frequentemente. Quanti di voi sanno che tra un po' noi viaggeremo su aerei senza pilota? Voi sareste disposti a salire su un aereo senza pilota? Però su una macchina senza pilota sì, ci siamo quasi. Per arrivare a quel punto c'è stato un percorso abbastanza complesso. Adesso, come vi dicevo prima, i piloti di un aereo fanno quasi nulla, quando sono in cabina di pilotaggio, però fanno un training semestrale sulle emergenze. Quindi ce ne sono tanti di punti, molti sono aperti, altri hanno preso già una strada importante. Dico due cose su questo, che anche io condivido, essere molto importante. Beh, da un lato l'informazione base è TREC, il sistema che consente a tutti i cittadini del Trentino di accedere ai propri dati, si chiama il proprio fascicolo sanitario elettronico, che è l'insieme di tutti quanti i dati, è stato, per regole generali, ma in particolare in Trentino, costruito proprio secondo questa logica. Quindi il fascicolo sanitario elettronico è di proprietà del paziente, che può scegliere se può aggiungerci i suoi dati, quelli che vuole, e può scegliere se non farlo vedere a nessuno, neanche al suo medico. Che uno dice, boh, è una roba un po' strana, però è proprio anche per questo ragionamento sulla fiducia, no? La regola è chiarissima. Può darsi che sia una stupidaggine negare l'accesso ai propri dati al medico che ti sta curando, a quello che ti curerà dopo, però il cittadino lo può fare. La scelta è netta. I dati sono del cittadino. TREC è costruito così in Trentino. L'altra cosa, questa questione della sicurezza, non è teorica la paura dell'hacker così,
in realtà è quello che tutto il nostro personale, i nostri infermieri, i nostri medici continuamente è un impatto, no? Perché ormai tutti noi siamo operatori ma anche cittadini. Allora sul telefonino facciamo robe meravigliose e poi a lavorare ti trovi con sti computer vecchi, ste robe, ste app che non... Perché c'è il problema della sicurezza, cioè noi in realtà quando usiamo un telefonino non siamo proprio sicuri che se io metto dentro al telefonino delle informazioni, per carità, tutto è crittografato e questa cosa qua, poi mi rubano il telefonino, in ospedale noi non possiamo permetterci queste cose qua e quindi in realtà questa è una difficoltà molto reale con la quale ci incontriamo proprio tutti i giorni, perché è una questione che non si sa ben come risolvere, ma ovviamente la sicurezza per l'azienda sanitaria è un aspetto principale e a volte frena cose che si potrebbero fare se non vengono giudicate sufficientemente sicure. Come stiamo? Siamo, direi che è un buon momento per salutarci. Sono due ore alla fine, sì, siamo sì, qui. Il tempo è volato tra il punto che deve iniziare qui. Intanto grazie a tutti per la pazienza, per l'interesse e penso che sia stata una buona opportunità. Complimento.